Siamo con il capitano del Pescara per parlare di questa sconfitta, Riccardo, ma soprattutto di questo momento non semplice, 3 sconfitte consecutive. Sì, sicuramente non stiamo passando il nostro miglior momento dopo l'ottimo avvio, c'è stata una piccola flessione, forse anche dovuta un po' dalla stanchezza, ma questo è un periodo secondo me più a livello mentale, nel senso che siamo un gruppo giovane, e magari ci abbattiamo troppo presto. La partita oggi 1-0, eravamo in partita, potevamo tranquillamente ribaltarla perché secondo me abbiamo le qualità per venire fuori sia oggi che, insomma, che nel resto del campionato. Non vi riescono più quelle giocate che vi riuscivano nelle prime giornate di campionato e fate anche fatica a segnare? Beh, noi ci spingiamo in avanti, oggi siamo stati un pochino più accorti e secondo me rispetto alle altre partite abbiamo sofferto un po' di meno le ripartenze, ci abbiamo lavorato un po' in settimana, però siamo venuti meno poi nella conclusione, che anche se oggi abbiamo fatto 10 tiri, loro 3 mi sembra. Dovevamo fare molto di più, però anche magari sono i periodi negativi che poi portano anche pure un po' un pizzico di sfortuna. C'è anche un po', però lo dobbiamo dire Riccardo, una involuzione sul piano del gioco, non c'è più quella manovra fluida e avvolgente che c'era prima. Sì, sicuramente, vabbè, quando il periodo è negativo le cose si vedono tutte nere. Oggi venivano 4 contro 4 a pressarci, quindi non era facile giocare, poi bisognava verticalizzare prima possibile e dovevamo riuscirci in maniera magari più pulita per far arrivare la palla più pulita possibile agli attaccanti. A volte forse non ci siamo riusciti perché magari non siamo riusciti a passare dal centrocampo e magari siamo andati un po' troppo lunghi. Sicuramente dobbiamo migliorare, come ho detto siamo un gruppo giovane, ma sono sicuro che anche parlando magari in settimana tra di noi riusciremo a trovare la quadra per uscirne. Ma è solo un problema mentale, come dicevi? Il problema può essere o mentale o fisico. Fisico non penso, perché con la preparazione che abbiamo fatto e con gli allenamenti che facciamo a 200 all'ora non penso sia un problema fisico, penso sia più un problema mentale. Come se ne può uscire? Sicuramente ricompattandoci, non cominciare a sparare a zero su ogni cosa. Secondo me ci sono cose anche cose positive da cui ripartire. E io come capitano sono molto fiducioso dei miei compagni. Alla fine secondo me stiamo mancando in dei dettagli che potrebbero in futuro fare la differenza. Cosa vi hanno detto i tifosi al termine della partita quando siete andati sotto il loro settore? No, sono stati encomiabili, siamo andati là sotto convinti di subire solo un calciatore, invece ci sono stati vicini per l'ennesima volta, perché anche loro credono in questa squadra. È chiaro che dobbiamo dare un segnale forte fin da subito alla prossima partita e ci hanno chiesto, insomma, di ricompattarci. Ecco, prossima partita, lunedì prossimo con Rimini, non si potrà sbagliare, sarà una partita da dentro fuori anche se siamo all'inizio? No, dentro fuori no, perché è ancora troppo presto, però sicuramente dobbiamo entrare con il dente avvelenato e cercare di invertire l'inerzia.